Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Stasera realizziamo questo paio di orecchini con questi strass e la rosellina finale. Allora, per realizzare questi orecchini ci occorrerà un pezzo di caucciù rosa, come questo, un po' di filo di alluminio del colore che volete, perché tanto andrà infilato all'interno del caucciù. Poi ci serviranno due roselline di resina color fucsia, un po' di catena strass, un po' di filo da 0,3 mm, la colla Azulit, un paio di pinze per fare la monachella e un tronchese. Allora, cominciamo con l'infilare l'alluminio nel caucciù. Quindi prendiamo l'alluminio e lo distendiamo e adesso l'avevo un po' rotolato, quindi bisogna che lo lisci un pochettino. L'alluminio, essendo un materiale molto morbido, col calore delle mani si appiattisce, quindi poi lo infiliamo all'interno del nostro pezzo di caucciù e adesso lo infilo fino alla fine, ma non sarà necessario fare un pezzo così lungo. E tagliamo l'eccedenza e anche da questa parte, la parte che sporge. Poi prendiamo le due estremità, le mettiamo assieme, pareggiamo in fondo e andiamo a tagliare in fondo a metà, in maniera da ottenere due fili uguali. Adesso dovremo attaccare lo strass. Prima di tutto facciamo una prova su un dito per vedere se la lunghezza dell'orecchino è sufficiente, ci piace, insomma, se lo vogliamo fare più lungo o più corto. Questo, per esempio, avrà questa dimensione. Allora, cominciamo con la catena strass, che verrà legata proprio all'inizio del pezzo di caucciù con il filo, così, e poi andiamo giù passando per ogni come posso dire, ogni stanghetta tra uno strass e l'altro c'è una stanghetta, facciamo passare il filo sopra la stanghetta facendo attenzione di non saltarli, quindi tenendo sempre il filo dritto passiamo sopra a ogni stanghetta. Adesso io sono passata due volte e andiamo praticamente a fissare lungo tutto il filo di caucciù la nostra catena di strass.
procediamo fino ad arrivare. Fate un lavoro ben fatto, stretto, cercate di non saltare le maglie. E procedete praticamente per ogni stanghetta, come sto facendo io, fate passare il filo. Ora poi se volete farlo più corto chiaramente ne fate meno. Io adesso vi sto facendo vedere la misura che ho deciso di realizzare, un pochino più grande di quella che avete visto prima, tanto per variare un po' la cosa. Quindi io procedo, continuo a fissare il filo fra una stanghetta e l'altra, mano a mano che lo sistemo scusate un attimo, devo mettere la carica al cellulare. Il cellulare è attaccato alla carica. Sì. Ok, no, perché non vorrei che mi si scaricasse il cellulare mentre sto facendo il lavoro. Allora, continuiamo a attaccare questo filo di strass o questa catena di strass con il filo argentato da 03, che essendo molto sottile praticamente è come se fosse un filo normalissimo e si lavora molto bene. L'unica cosa che è essendo metallo è un pochino più rigido. Ma diciamo che l'effetto finale è bello perché appunto è argentato, quindi è un colore che sta molto bene con la catena strass. Nello stesso tempo è malleabile, vedete come si infila bene fra una maglia e l'altra. Ora sì, siccome io sto facendo un lavoro un po' lungo, si impiglia un pochino all'inizio, però insomma basta avere un po' di manualità e il lavoro si realizza. Arriviamo fino in fondo perché abbiamo visto che l'orecchino che vogliamo realizzare, come quello che vi vedete, non ancora con gli strass sopra, però quello è l'orecchino che dobbiamo realizzare, cioè la forma è quella, la lunghezza anche, quindi io devo mettere per tutta la lunghezza di questa barra, di questo tubicino di caucciù, devo andare avanti a mettere la mia catena di strass. Siamo quasi alla fine. E il lavoro non è difficile, proprio facile facile, insomma non ci vuole un po' di precisione perché bisogna prendere una stanghetta tra uno strass e l'altro, però diciamo che è molto molto semplice farlo. Poi con questo filo così sottile si lavora bene, non è difficoltoso, è abbastanza veloce e comunque anche tutta la realizzazione dell'orecchino è abbastanza veloce, vedrete che non è
necessiterà di grande tempo. Un po' di manualità, questo sì, però non è difficile perché vi aiutate con le dita e quindi quando avete finito di attorcigliare la catena strass, praticamente avete quasi, siete a metà dell'opera, insomma, perché poi l'orecchino si realizza molto velocemente. Allora, siamo quasi alla fine. Io li ho fatti anche senza strass, però con gli strass sono molto più belli, insomma, hanno un impatto più lucente, diciamo, un po' nuovo. Perché senza strass li ho già visti e invece con gli strass così sono una variazione sul tema un pochino più originale, che danno molta luce all'orecchino, quindi sono belli anche tutti i fucsia. Ho già fatto anche un video in cui li ho realizzati fucsia. Però questi sono una particolare realizzazione, un po' più accurata, però con un risultato molto appariscente. A chi piace le cose sbirluccicose, questo veramente è il top. Ecco, siamo arrivati in cima qui. Allora, tagliamo innanzitutto la catena strass qua che non ci serve e facciamo che arrotolare ancora 2 o 3 volte il filo così intorno e poi lo tagliamo. Poi a questo punto qui c'è un pezzo di alluminio che sporge che poi mi servirà comunque per fare l'anellino, ma io vado a vedere di copiare più o meno la struttura di questo. Quindi cosa faccio? Vado a prendermi il filo, lo pareggio così, poi lo metto sul dito e lo arrotolo finché praticamente non ho raggiunto tutta la spirale, come in questo caso. Allora qua attaccheremo la monachella e quindi dobbiamo fare il cosiddetto cappietto, quindi solito sistema, e poi quando l'avete fatto lo cercate di far rientrare un pochino scusate, nel caucciù. Qui invece è vuoto, quindi tagliamo questa parte. Guardando, no, ancora un pochino tagliamo perché c'è ancora del caucciù vuoto e cerchiamo di risistemare il filo intorno alla catena in maniera che non scivoli via. Ecco qua. A questo punto abbiamo quasi finito. Dobbiamo prendere la colla Azulite. Metterci un bel po' di colla, prendere la nostra rosellina e piazzarla qua. Con la colla Azulite si attacca quasi immediatamente, poi bisogna aspettare un attimino che si saldi. Nel frattempo vi faccio vedere come fare la monachella. Allora, con la monachella il sistema è semplicissimo. Io la monachella la faccio da me, nel senso che me la creo. Se no potete usare tranquillamente una monachella che avete già, ma siccome io ho finito le monachelle argentate, ho deciso di farmela.
Quindi ho preso un filo, scusate, ma devo togliere un po' di colla che c'è attaccata a questo filo, se no non posso fare la monachella. Cioè del filo, della colla sul filo. C'è un po' di colla, ecco. Allora io prendo un qualsiasi chiodino, gli taglio la... O possiamo anche lasciare questa... Se avete il chiodino già col cappietto, lo potete lasciare e fare questo lavoro, cioè lo piegate sull'indice. Scusate, ma ho spostato la telecamera, lo piegate così sull'indice, poi andate a tagliare la parte che sporge, così, e praticamente questa è la monachella, però per rendere la cosa più ben fatta prendiamo una lima e limiamo bene questa, che sarà la parte che va nell'orecchio, che non deve pungere assolutamente, quindi la limate un po' dappertutto, poi col dito toccate per vedere se punge. Quando sentite che si è appiattita completamente, la potete usare come monachella. Su questa è abbastanza resistente perché è un filo non morbido ma rigido, quindi si deve lavorare un pochino di lima. Ecco, adesso praticamente è appiattito. Allora, una volta appiattito, non facciamo altro che aprire l'occhiellino, andarlo ad attaccare qui, chiudere l'occhiellino e avete realizzato il vostro orecchino. Poi chiaramente lo potete stringere e allargare come vi pare. Io adesso non lo tocco molto perché c'è ancora questa rosellina da terminare, ma l'orecchino è terminato. Spero che vi piaccia l'idea e poi chiaramente con questo dovete fare la stessa cosa e avrete due orecchini come questi li ho fatti un pochino più piccini e quindi se niente, cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale così avrete tutti gli aggiornamenti, così sono tutte cose create in maniera unica, non ce ne sono uguali e quindi avrete da imparare cose nuove, cose belle. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguitemi, grazie e buona serata.